Isola dei famosi, a Amauriz Perez sta male, le sue condizioni di salute. Ultime notizie dall'Honduras al 26 marzo, un altro naufrago si è sentito male in spiaggia. El Cancelletto Isola dei famosi continua ad emozionare i numerosi telespettatori di Canale 5, tra storie d'amore e scandali. Grazie a questa trasmissione, Cancelletto Francesco Monte ha avuto la possibilità di rimettersi in gioco e di dimenticare Cecilia Rodriguez con la bellissima Paola Di Benedetto, mentre gli altri naufraghi hanno fatto parlare di sé per vicende decisamente più scottanti, come il caso Cannagate denunciato da Cancelletto Eva Enger. Ricordiamo, inoltre, che da una settimana Valeria Marini è sbarcata sull'isola per confrontarsi con i concorrenti, ma soprattutto con Francesca Cipriani che, in passato, ha avuto una relazione con il suo ex marito. Simone Barbato, a sua volta, si è dichiarato alla celebre showgirl, ma ha ricevuto soltanto un bel 2 di picche. Nel frattempo, ci si chiede quali siano le condizioni di salute dei naufraghi dopo oltre 2 mesi di sopravvivenza. La stanchezza, il caldo e la mancanza di cibo cominciano a farsi sentire, e anche l'atletico Amauriz Perez ha sofferto in queste ultime ore. Il campione di pallanuoto ha avuto un malore mentre si trovava in spiaggia, ed è stato colpito da un calo di pressione che l'ha lasciato privo di forze. Valeria Marini ha subito soccorso l'uomo, essendo decisamente più in forze rispetto agli altri concorrenti che si trovano nelle stesse condizioni di Perez da oltre 2 mesi. La showgirl ha aiutato l'atleta a spostarsi dalla tenda, che era troppo calda, per raggiungere una posizione più fresca, coperta dalle palme. Prima di questo episodio, Amauriz aveva accusato un pizzico di nostalgia per la mancanza della moglie Angela Rende e dei suoi figli. Il naufrago di origini cubane non è a conoscenza di quanto sta succedendo in Italia, dove si sospetta che abbia tradito la consorte con un'altra naufraga impegnata sentimentalmente. Di chi si tratta? Eva Enger ha parlato di una donna mora, dunque le principali indiziate sarebbero 3, Rosa Perrotta, Alessia Mancini e Cecilia Capriotti. Si è parlato di un presunto flirt durato poche ore sotto le coperte, mentre il resto del gruppo stava dormendo. Cecilia Capriotti ha già provveduto a smentire le indiscrezioni, ma ad oggi il mistero non è stato ancora chiarito. Anticipazioni martedì 27 marzo. Valeria Marini ha trascorso una settimana in Honduras per cercare di spiare e carpire i segreti dei concorrenti. Dopo aver superato una prova per portare ai naufraghi un pranzo stellare, la celebre showgirl ha abbandonato il gioco e ha lasciato i naufraghi intenti a consumare un corposo banchetto. La sua esperienza, dunque, è ufficialmente finita, ed ora sta rientrando in Italia, pronta a raccontare cos'è successo durante la sua permanenza sull'isola domani, 27 marzo, nel corso del programma presentato da Alessia Marcuzzi. Simone Barbato, intanto, è entrato in conflitto con Franco Terlizzi e Jonathan Cascianian, come motiveranno questo attrito? Intanto, domani sera uno tra Simone, Francesca Cipriani e Franco dovrà abbandonare il gioco in seguito all'esito del televoto.